Ora diamo il buongiorno al sindaco di Piacenza e presidente della provincia, Patrizia Barbieri. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno a voi, grazie. Grazie a lei, sindaco, per essere sempre così disponibile e nostra ospite. Si sta parlando tanto in questi giorni di ripartenza graduale e in sicurezza. Cosa significa? Significa che sicuramente dobbiamo porci il tema di poter riprendere tutto quello che riguarda la nostra economia duramente colpita, ma nel contempo non dobbiamo scordarci che siamo ancora in una fase che è considerata fase emergenziale. Voi vedete che purtroppo abbiamo ancora dei decessi, è vero che ci sono dei rallentamenti nei ricoveri per fortuna, e vedete anche che insomma c'è una situazione che sta andando verso numeri più bassi. Però non dobbiamo scordare che con questo virus noi dovremo convivere, quindi avremo una fase di transizione abbastanza lunga che andrà governata diversamente rispetto alle precedenti fasi che abbiamo affrontato. In questi giorni, parlando di ripartenza fase 2, si è sentito spesso nominare la parola unità nazionale, quindi decisioni per tutto l'intero territorio, ma ci sono delle città e delle zone che sono state molto più colpite di altre in Italia, tra queste naturalmente il nostro territorio. Ma questo sicuramente sì, perché non possiamo assolutamente paragonare ad esempio quello che è accaduto all'interno della nostra città, e questo sia in numeri purtroppo tragici di lutti e sia in numeri anche relativi alle ripercussioni economiche che hanno subito le nostre aziende, i nostri lavoratori e conseguentemente anche le nostre famiglie. Quindi non possiamo pensare che quello che è accaduto a Piacenza venga banalmente ridotto ad una considerazione generale. Vabbè, insomma, quel che è accaduto riscordiamocelo, assolutamente no. Noi abbiamo bisogno di misure straordinarie, l'abbiamo già detto e lo ribadiamo con forza. Questo per quanto riguarda il governo, per quanto riguarda la regione, ma insomma questo è un territorio che è stato colpito in maniera dura, perché questa è più che un terremoto. Io non mi stanco mai di ripetere che questa è una guerra che abbiamo combattuto e stiamo combattendo ancora a mani nude, ma pagando davvero un caro prezzo. Quindi è giusto che pur contando su quella che è la grande tenacia dei piacentini, però vicino alla nostra tenacia vengano poi anche degli aiuti concreti, perché solo con le nostre forze non possiamo uscire ovviamente da una fase così pesante. Cosa le stanno chiedendo di più i cittadini in questo momento? Ma i cittadini hanno, poveretti, necessariamente bisogno di riacquistare anche serenità e tranquillità, e purtroppo la serenità fatica a venire, perché chi è stato colpito dai lutti sta ancora elaborando con grande fatica quelle che sono tragiche situazioni che hanno colpito tutti, ecco, l'intera comunità. Dall'altro lato hanno le preoccupazioni per il loro lavoro, la preoccupazione anche per riprendere in sicurezza questa successiva fase 2, che deve essere una sicurezza per la salute, deve essere una sicurezza anche per i loro cari, e soprattutto hanno necessità di avere risposte su un'organizzazione che viene completamente stravolta dalla convivenza sul virus, col virus, perché vede, queste attività quando adesso rinizieranno richiedono un impegno con dei bambini che non possono andare a scuola e che quindi hanno necessità di misure che noi stiamo già pensando, ma se non abbiamo i parametri di riferimento con cui programmare, diventa tutto difficile. Io continuo a dire, se non possiamo fare i centri estivi per non concentrare bambini, perché questo potrebbe essere fonte di contagio, io ho però necessità di dare delle risposte. Posso mettere un educatore ogni 3 bambini pensando comunque di dare una risposta alle famiglie? Devo invece mettere un educatore ogni 5 bambini? Dove li posso portare? Cosa posso fare? Io ho bisogno di queste risposte, ho bisogno delle stesse risposte che servono anche ai nostri lavoratori e al nostro tessuto economico, perché dobbiamo gestire dei servizi che prima non avevamo mai pensato e neanche immaginato.
Ci vuole della chiarezza, questo lo capisco dalle sue parole, anche perché se i genitori devono tornare a lavorare, chiaramente bisogna pensare qualcosa per i figli, così anche per il trasporto, e ne stiamo parlando in questi giorni, per il trasporto pubblico. Invece, quali sono le domande che vi stanno facendo proprio le aziende, no? Che sono un po' un bivio, bisogno di ripartire sicuramente, come diceva lei, ma anche con molta attenzione, visto che l'emergenza non è finita. No, io devo dire che comunque anche nel confronto che c'è stato tra la parte datoriale e la parte sindacale ho visto una grande consapevolezza, responsabilità da parte di tutti sul fatto che la ripresa ci può essere, ci deve essere, ma che la salute è ovviamente al primo posto. Quindi grande lavoro che deve essere fatto su quelli che sono i protocolli che servono proprio per stabilire quelle che sono le misure, quindi i dispositivi, le distanze, l'igiene, tutto ciò che serve per riprendere in tranquillità l'attività, e poi anche vigilanza e controllo, perché tutti sono d'accordo, datori di lavoro e diciamo così parte sindacale, che la tutela della salute è quella che consente anche a un'attività di proseguire, perché Piacenza non può permettersi di correre il rischio di una fase come quella che ha attraversato, quindi di una fase di ritorno così violenta, così diciamo così dolorosa e brutale per come è stata. E quindi regole di sicurezza per non perdere sicuramente il mercato, ma sono queste due cose che devono andare di pari passo. Se non c'è sicurezza, un'attività non può proseguire. Il silenzio assenso per le riaperture è stato un gran pasticcio, lo ha segnalato anche lei in tempi non sospetti, anche perché certe aziende si sono sentite, ma come, l'altra apre, io non apro, e quindi... Sì, diciamo che il discorso è stato questo, prima di tutto si è voluto caricare di una responsabilità la prefettura su quelle che sono tra l'altro dei parametri per chiedere delle deroghe che non erano innanzitutto facilmente individuabili, perché anche la confusione dei codici Ateco, non vi dico che cosa ha rappresentato, non ha aiutato. Certo. E poi lei capisce che a volte ci sono delle ditte che hanno delle ragioni sociali che alla fine prevedono tutto, no? Cioè dalla vendita dell'alimentare alla vendita degli immobili, perché poi in Italia abbiamo anche cose di questo tipo, per cui hanno approfittato molti di queste cose. Ci sono state aziende che sono state diligenti, serie, però ci sono stati altri che hanno voluto insinuarsi, e secondo me dire che era sufficiente presentare la domanda per poter esercitare l'attività a meno che non intervenisse una sospensione è stato un criterio sbagliato da parte del governo. Il governo avrebbe dovuto invece dire vai avanti se sei autorizzato, ecco, non presento. Alcuni hanno capito questo meccanismo, hanno detto vabbè, ma io lo presento. Addirittura attività commerciali l'hanno presentato, no? Che non avevano niente a che vedere con quello che era il mondo produttivo, hanno messo lì delle domande e sulla scorta di questo pensavano di andare avanti, e non è stato facile anche andare poi a fare dei provvedimenti di sospensione e di chiusura, perché loro ritenevano di essere legittimati, ma questo è stato un pasticcio, secondo me, che è stato ingenerato da una normativa centrale poco chiara, e quindi ha costretto anche le forze dell'ordine e la stessa prefettura ad un'attività suppletiva intensa e con dispersione di energie. Uno di quei pensieri che non fanno dormire la notte invece per le attività che faranno veramente fatica a ripartire. Guardi, questa è la più grande preoccupazione, perché in questi giorni le dico, io ho dei grandi timori legati a quelle piccole realtà, tra l'altro che sostengono magari nuclei familiari che con grande sacrificio sono riusciti a costruirsi quello che era un po' il futuro anche per i figli, e che adesso hanno delle grosse difficoltà, e quindi bisogna pensare a come sostenerli in questa dura fase per poter far riavviare un'attività e consentire loro di non sprecare tutto il sacrificio che hanno magari profuso nel corso degli anni. È una grande preoccupazione. Noi abbiamo necessità
di far ripartire l'economia, non è il discorso del buono o del rimedio temporaneo di un mese, 2 mesi, 3 mesi, quelli si possono anche fare, si possono trovare, si devono fare, ma noi dobbiamo dare a loro proprio la forza e il metodo organizzativo per poter ripartire e poter lavorare in tranquillità come hanno fatto sino al gennaio scorso. E quindi, insomma, non possiamo permetterci di lasciare davvero indietro nessuno, e ci sono delle categorie che sono in enorme sofferenza, con grandi costi da sostenere e con prospettive non facili. Anche questa scarsa chiarezza, secondo me, su quello che potrà essere il futuro di convivenza con questo virus, ormai ce lo stanno dicendo tutti, quindi ci accompagnerà sicuramente sino alla fine dell'anno. Bisognerà che comunque tutti siano attrezzati per poterlo fare in una situazione, diciamo così, di tranquillità, di serenità, ma anche di consapevolezza, per Torniamo al poter discorso di prima, programmare. no, Sindaco, che diceva ci vuole chiarezza per tutto a questo punto, quella che Per adesso tutto. sembra purtroppo invece mancare. Io ho una grande ammirazione per tutti i sindaci che stanno lavorando, centrodestra, centrosinistra, liste, perché stanno lavorando tantissimo. Posso testimoniarlo. Io mi sono sentito anche con il sindaco di Piacenza, anche quando lei stava male, stava continuando a lavorare. È un momento veramente difficile e anche molto pesante per voi. Personalmente, come si sente a guidare la città e provincia in questo momento mai vissuto e che sarà ricordato per sempre? Ma guardi, ci sentiamo tutti addosso una grande responsabilità. La responsabilità un amministratore ce la deve sempre avere, ma in questo momento ancora di più. Devo dire che il fatto di lavorare insieme, lei giustamente prima ha ricordato l'impegno di tutti i sindaci, perché è sacrosanto, questa capacità di lavorare in squadra comunque che abbiamo sempre avuto, ma che secondo me si è sviluppata ancora di più proprio in questo momento grave, grave per tutte le nostre comunità, è anche quello che ci spinge quotidianamente a ricercare soluzioni e anche a stare in trincea insieme. Farlo insieme, avere anche le istituzioni vicine, così come accade sul territorio piacentino, devo dire, è un modo proprio per poter anche essere stimolati a trovare nuove soluzioni ed andare avanti. Poi, soprattutto, tutta la voglia di dare risposte alla città e ai cittadini. Cioè, i piacentini non si sono mai tirati indietro, sono operosi, persone serie, persone che, voglio dire, anche in questa tragedia hanno dimostrato una grande dignità, e io vi dico che in tutte le occasioni, quando mi capita di confrontarmi con altre realtà, a Piacenza viene riconosciuto proprio questa capacità anche della popolazione di essere fortemente responsabile. E allora, a maggior ragione, noi amministratori ci sentiamo ancora di più motivati a trovare quelli che possono essere i rimedi, le bacchette magiche purtroppo non ce le abbiamo e dobbiamo essere aiutati anche noi, perché le idee non bastano, servono anche le risorse per poter mettere in campo alcune delle progettualità che stiamo affrontando. Però io mi auguro e confido davvero che non si possa pensare che Piacenza abbia combattuto e stia combattendo in quella che io definisco una trincea e possa essere lasciata sola. E di questo torneremo a parlarne prima del 4 maggio. Le chiederemo, la disturberemo di nuovo perché con la riapertura, la fase 2, ecco, chiamiamola così, la parziale riapertura, saranno sicuramente molto importanti. La lasciamo al suo lavoro, grazie per essere stata con Non noi. disturbate mai, grazie e buon lavoro anche a voi. Grazie, arrivederci. Grazie al sindaco di Piacenza e presidente della provincia di Piacenza, Patrizia Barbieri, per essere stata ospite di Radio Sound Piacenza 24.